L'amicizia è divisiva, non è certo inclusiva. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Certo che l'amicizia divide, perché l'amicizia è elettiva. Io scelgo i miei amici, scelgo a chi dedicare la mia intimità. Anche in un gruppo di persone con le quali vado d'accordissimo, anche in un gruppo di compagni c'è sempre l'amico privilegiato. Il miglior amico, l'amico del cuore, perché è frutto di una scelta, quindi di una divisione. Scegliere vuol dire selezionare, tirare fuori, eleggere, legare fuori, in qualche modo separare dagli altri. Non tutti sono eletti. Beh, ma allora come facciamo a parlare di amicizia? Parlare di gruppo, parlare di team, parlare di legami che possono sussistere anche in ambito professionale tra colleghi. Dov'è l'errore? Dov'è la mancanza di logicità? È che l'amicizia sta in piedi come valore forte se c'è prima una fratellanza o una sorellanza, se preferite, una fraternità. Sorellità non si dice, no. Perché la grande differenza tra fraternità e amicizia è che la seconda, come dicevamo, è elettiva, la prima no. La prima ti capita, sei fratello o sorella di qualcuno senza che l'hai scelto, perché ti è capitato, perché hai uno stesso padre e una stessa madre, perché hai una stessa radice. Allora impari a voler bene a qualcuno che ti è vicino, anche se non l'hai scelto tu, anche se ti è capitato, perché è nella radice comune che trovi il senso di tutto. Se impari a vivere la fratellanza, allora impari a vivere anche l'amicizia in maniera sì elettiva, ma non tale da distruggere tutto il resto. Che cosa ne dici? Buongiorno e buon caffè.